Buongiorno, grazie. Stamattina, come avevamo preventivato, ci siamo riuniti con il commissario e i presidenti delle quattro regioni, diciamo, direttamente interessate sulla parte sismica e maltempo, che ringrazio ovviamente per la loro presenza qui, anche se, come potete immaginare, il raccordo in queste giornate è stato strettissimo per altre vie, con comunicazioni, videoconferenze e quant'altro, però oggi è stato ritenuto opportuno un incontro diretto proprio per mettere sul tavolo la questione dell'emergenza in corso e anche per fare poi i ragionamenti che poi il commissario e i presidenti diranno. Dal punto di vista operativo stiamo certamente migliorando in senso generale la situazione quasi dovunque, ovviamente, come potete immaginare, che non significa che non c'è il singolo cittadino che oggi non stia vivendo magari ancora un momento di difficoltà, ma nella logica delle centinaia di comuni interessate e delle numerosissime frazioni che costituiscono ognuno di questi comuni come organizzato del territorio nella nostra bella Italia centrale, è evidente che in linea generale la situazione sta oramai, diciamo, andando a migliorare. Non abbiamo al momento ricerche di persone in particolare, quindi il bilancio drammatico comunque, perché ovviamente si parla per la parte, chiamiamola, maltempo, poi faremo un discorso un po' diverso sulla questione di Rigopiano, trattandolo, diciamo, in maniera diversa, e sono quelle 5 vittime di cui abbiamo parlato anche noi. E non abbiamo, appunto, segnalazioni attualmente in corso di persone che si stanno ricercando. Ovviamente incessante il lavoro sul territorio da parte di tutte le strutture operative per liberare e migliorare la viabilità, sia quella principale ma quella soprattutto che raggiunge le frazioni. Ci sono ancora oggi alcune evacuazioni, perché anche su questo poi bisogna comprendere che la richiesta cambia anche nel tempo. Ci sono state alcune richieste al quale poi non si è dato seguito, perché andando lì è bastato magari rifornire di alimenti, oppure magari nel frattempo è stata riattivata la corrente elettrica e quindi non c'è stato più bisogno per le persone di essere portate via. Quindi è un sistema molto dinamico. Diciamo che in linea di massima ormai le evacuazioni sono concluse quasi dappertutto. Ci sono alcune singole realtà sulle quali ancora si sta facendo questo tipo di lavoro, ma si lavorerà praticamente in contemporanea: da una parte si arriva per l'evacuazione e dall'altro si sta liberando la strada, quindi in questo senso devo dire che sono situazioni abbastanza limitate. Si calcoli che il numero di persone, il dispositivo, così come viene tecnicamente definito, supera le 8.300 unità, quindi è un dispositivo, come detto, importante, che tiene conto del sistema nazionale di protezione civile, quindi della parte certamente militare, ma della parte civile intesa come dispositivo degli operatori messi a disposizione dalle regioni, ma come detto anche più volte si è mosso proprio il dispositivo nella sua completezza. Ho fatto l'esempio ieri, per esempio, delle macchine e spalaneve prese dalle società aeroportuali, che ringrazio per aver liberato, come dire, queste macchine che non servono per il momento in alcuni aeroporti, sono state messe a disposizione. E come noto abbiamo anche dato seguito al noleggio di alcune macchine da aziende private anche a livello nazionale, oltre a quello che gli stessi amministratori locali hanno messo in piedi in maniera autonoma. Lavorando con le società della gestione della rete elettrica, quindi Enel e Terna, in particolare i gestori, ci dicono che sulla parte abruzzese, che devo dire è stata nel tema anche maltempo quella in cui c'è stata una persistenza anche maggiore, già da diversi giorni abbiamo circa 31.000 utenze ancora da attivare, mentre 800 sono le utenze che Regione Marche, ancora soprattutto nella provincia di Ascoli Piceno, hanno necessità di attivazione. Anche stamattina abbiamo, al di là di quello che viene fatto qua a livello operativo, dove comunque sono presenti tutti questi soggetti, fatto anche una serie di comunicazioni con i vertici delle amministrazioni, che ovviamente
stanno anche loro dando il massimo, ci hanno assicurato insomma che questa dovrebbe essere la giornata giusta per in qualche modo andare a risolvere, speriamo definitivamente, queste situazioni. Al di là del numero delle unità impiegate, calcolate che ci sono più di 3.000 mezzi in giro, ovviamente molti di questi dedicati alla specifica questione del maltempo, e ribadisco quello che ho già detto, diciamo, da qualche giorno, come la difficoltà nelle zone sismiche dell'insieme di due eventi eccezionali con trattazione operativa diversa, cioè maltempo si cerca in qualche modo di trovare il rifugio all'interno di strutture provvedente, anche la propria abitazione laddove c'è una condizione di sicurezza, e questione sismica che porta la gente al di fuori delle proprie strutture, abbia creato ovviamente, al di là delle difficoltà operative importanti che comunque sono state gestite soprattutto a livello territoriale dai sindaci, dalle regioni, ovviamente poi con il supporto del sistema nazionale, al di là di questo c'è ovviamente ancora una necessità di, chiamiamolo, conforto psicologico di queste persone che sono oggettivamente molto scosse. Calcolate che solo nelle ultime notti sono centinaia le scosse sismiche che continuano a interessare tutta l'area, e questo è un elemento assolutamente importante che condiziona anche la tenuta, se vogliamo dire, già molto provata delle persone che sono soggette che sono presenti su questi territori. Sulla parte invece dell'hotel di Rigopiano, sapete che l'aggiornamento ad oggi è di 11 estratti, e quindi diciamo, abbiamo salutato con grande entusiasmo, sicuramente da parte di tutte delle operazioni che continuano a essere molto molto complicate, e non dobbiamo abituarci a vedere questi operatori in quelle condizioni, perché continuano a essere veramente condizioni estreme, con macchinari, tecnologie. Ringrazio ancora una volta gli operatori tutti, sia quelli più tecnici sia quelli di supporto, per il lavoro che stanno svolgendo, mentre il bilancio, come dire, delle vittime collegate con quel tipo di situazione è pari a 5, quindi 5 sono le persone per le quali si registra la perdita della vita. E ovviamente noi continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione non solo della parte meteo, ma anche quello che scaturirà da questo. Come ho detto anche già ieri, ricordiamoci che da una parte siamo in inverno, e quindi adesso c'è stata questa eccezionale nevicata, erano anni che non cadeva in questa quantità, ma soprattutto con questa persistenza. Non è solo la quantità, ma è la durata nel tempo che ha fiaccato un po' la resistenza, e ricordiamoci che la concomitanza con il sisma può aver prodotto delle ulteriori instabilità che verranno, come dire, in qualche modo scoperte nel momento in cui si toglie la neve. Forse su questo tema non c'è stata una riflessione approfondita anche sul raggiungimento di alcune zone, perché la semplicistica rappresentazione che basta un mezzo per andare a liberare un'area in una frazione, senza tener conto che nel frattempo ci sono stati 4 eventi superiori o pari a magnitudo 5, e quindi sotto quella neve quello che ci si può trovare anche in termini di sicurezza degli operatori è un tema che è stato affrontato nel quotidiano durante il raggiungimento di queste attività. E analogamente, anche adesso che abbiamo questa pausa, chiamiamola meteo, per quello che riguarda la giornata di oggi e con più probabilità anche la giornata di domani, ci saranno poi tutta una serie di attività che seguiranno di verifica tutto il problema della stabilità dei versanti nevosi, ma anche la stabilità dei versanti al di sotto della neve, quindi lo scioglimento delle acque che andrà a influire sul reticolo idraulico idrogeologico. Insomma, ci attendono delle giornate, come dire, speriamo meno drammatiche, ma altrettanto difficili,
E su questo anche diciamo, il confronto con i presidenti delle regioni è stato oltremodo utile proprio perché queste problematiche sono problematiche di territorio, ma che vedono la partecipazione di tutte, devono essere, come dire, rese partecipe, iniziare dal cittadino alla cautela del sindaco, al sistema poi di protezione civile che è in grado di dare delle risposte. Credo che in questo senso la logica del nostro sistema risiede proprio su questo fatto, cioè che ognuno ha una quota parte di pezzo e questa quota parte di pezzo, se la mettiamo insieme, riusciamo ad affrontarlo, se invece qualcuno ogni tanto cerca di insinuarsi e dividere, ovviamente il sistema non è adeguatamente rappresentativo. Chiudo. Scusandomi con i presidenti e col commissario per la lungaggine del mio intervento, ma ribadendo il concetto che il termine di prevenzione è il termine fondamentale, non dobbiamo continuare a misurare i sistemi solamente nella gestione dell'emergenza, perché se noi continuiamo a misurare il sistema nella misura in cui accade un evento, fermo restando poi predicare come dire, le attività di prevenzione, non ci siamo. Non esiste gestione emergenziale su questi livelli di punta, di persistenza, di importanza, di tipicità del rischio che possa essere affrontato solamente con la parte emergenziale. Perderemo sempre. Nell'emergenza noi dobbiamo ottimizzare le risorse e fare fronte. La vera attività la dobbiamo fare prima, anche in termini di pianificazione prevalentemente territoriale, ma certamente anche una pianificazione, diciamo, più ampia e strutturale. Ringrazio l'ingegner Curcio, abbiamo fatto il punto, come lui ha detto, lui ha dato atto dei dati, dell'impegno della protezione civile, della sua capacità di coordinamento. Ringraziamo Protezione Civile e tutte le forze che sono impegnate in questa straordinaria emergenza. Forse non è ancora a tutti noi chiara la straordinarietà di questa emergenza. Centinaia e centinaia di comuni, migliaia di frazioni da raggiungere in una nevicata storica e con il panico che credo nessuno possa, diciamo, non comprendere, di popolazioni martoriate dalla paura per il terremoto. Di questo stiamo parlando e credo che lo sforzo fatto sia uno sforzo importante. Poi discuteremo, si discuterà, ma adesso sul campo ci sono migliaia di uomini e di donne, di sindaci, di mezzi, di persone che richiedono di essere aiutate e noi, tutto il sistema sta cercando di fare il massimo. Detto questo, già finito, noi non abbiamo nemmeno mollato il tema della ricostruzione, come ovvio, pur dentro questa emergenza così grave, così inedita. Ho già detto che abbiamo fatto un programma, approvato un programma importante per 21 nuove scuole per oltre 70 milioni di interventi. Stiamo lavorando per un piano sui beni culturali, le chiese, per attivare in vista della primavera e fare recuperi definitivi, non opere provvisionali. C'è un lavoro in corso. Quello che vogliamo dire ai cittadini che stanno vivendo disagi che nessuno di noi può in nessun modo sottovalutare. Quindi tutto ciò che un allevatore, un terremotato sotto la neve e nella dice, io dico, ha ragione. Anche a fronte dello sforzo straordinario che stiamo facendo. Altra cosa sono
polemiche da altre parti, delle quali non ci interessa nulla. In questo momento dobbiamo fare altre cose. Ma la cosa che vogliamo dire a quei cittadini è: stiamo lavorando e lavoriamo per ricostruire. Ora c'è la neve e si parla del numero delle turbine, del numero, ma la prima cosa che noi dobbiamo dire è: teniamo duro, non ci ha piegato neanche questa straordinaria emergenza, vogliamo ritornare lì, vogliamo ricostruire lì, non vogliamo che ci sia un processo di spopolamento, perché c'è un ora, un adesso, ma c'è un poi. E noi in questa emergenza abbiamo il compito di guardare anche al poi, non solo all'adesso, anche al poi e anche a che cosa sarà il centro Italia domani. Questo è molto importante. Se non lo fanno tutti, noi lo facciamo e lo dobbiamo fare perché abbiamo questo compito e questa funzione. Vogliamo fare con celerità, ma lo voglio dire con chiarezza, la legalità, la trasparenza non sono pratiche burocratiche. La legalità e la trasparenza è la qualità del futuro di questo paese e noi lo vogliamo garantire. Poi vogliamo accelerare, cercheremo di accelerare, ma la legalità e la trasparenza è la qualità della vita dei nostri figli e su questo saremo, come è giusto e come ci chiedono i cittadini italiani, rigorosi. Grazie. Scusate, prima di faccio solo un errata corrige perché ho parlato di 11 estratti, ma sono 11 ritrovati, gli estratti sono 9, questo è il, quindi solo un errore di definizione. Sì, come è stato detto, è stata un'occasione l'ennesima utile per prendere coscienza dell'immenso sforzo positivo messo in campo in queste ore dal sistema protezione civile per far fronte, l'ha detto Vasco ma va sottolineato, per lunghezza del periodo e complessità degli eventi, intreccio degli eventi, il più grande evento di disastri naturali della storia della Repubblica e probabilmente che l'Europa ha conosciuto e che continua dalle valutazioni per quanto riguarda la mia regione, ma credo anche le altre che in queste ore stiamo monitorando, anche le scosse di 3 giorni fa hanno mutato in peggio la valutazione sui danni e sicuramente altri comuni che avevano danni lievi ricorreranno alle richieste di nuovi interventi a causa del terremoto di 3 giorni fa. E quindi parliamo di un evento sismico iniziato a questo punto il 24 di agosto e tuttora in corso, modificando in questo modo anche i sistemi di qualità della vita e di programmazione messa in campo. Detto questo, di fronte a questo sforzo immenso che coinvolge migliaia di persone, quello che sta accadendo è stato detto. In queste ore stiamo lavorando per mettere a sistema l'uscita in questa fase dal problema dell'emergenza neve, da ieri con gli elicotteri, oggi alcune collocazioni e in distribuzione il mangime, il foraggio per gli animali, insieme agli allevatori che stanno raccogliendo dai punti di smistamento per gli animali il foraggio e il mangime. Tutte le frazioni ormai sono raggiungibili grazie allo sforzo messo in campo e ovviamente, come ha detto anche qui Errani, siamo già al lavoro insieme per subito garantire la continuazione della ricostruzione e quindi pulizia della neve nelle aree dei cantieri delle casette. Ieri, per quanto ci riguarda, abbiamo fatto un'ennesima riunione con tutti i sindaci per stare dietro al programma scuole messo in campo dal commissario, in modo che sia chiaro che anche questi eventi drammatici stiamo facendo di tutto, non pesino sulle tappe che vanno rispettate del processo di ricostruzione.
Io voglio sottolineare ulteriormente la straordinarietà della condizione atmosferica che si è verificata, abbattuta, in particolare contro la mia regione. Abbiamo avuto 20 milioni di tonnellate di neve, una neve che non si era mai vista per pesantezza, combinata dopo con l'acqua piovana che ha messo anche in difficoltà strutture, i tetti delle strutture abitative e anche delle strutture commerciali. Finalmente possiamo dire che anche da questo punto di vista non ci sono stati, diciamo, drammi, salvo una struttura a penne che è caduta ma era vuota. Noi abbiamo in Abruzzo 18.000 km di rete distributiva dell'Enel. In corrispondenza di questa rete c'è stato ogni sorta di interruzione, di rottura, 8 cabine dell'alta tensione che si sono ghiacciate nelle giunture e nei manicotti. Questo ha portato all'inizio a 200.000 utenze interrotte all'indirizzo delle famiglie, delle persone, poi passate a 100.000 utenze interrotte, adesso siamo a 31.000, come ricordava Fabio. Noi abbiamo una tradizione abitativa in Abruzzo, per esempio nella montagna teramana, dove tra il centro abitato e le frazioni, la città di Teramo ha 50 frazioni, il comune di Atria decine e decine di frazioni, il comune di Crognaleto decine e decine di frazioni, tra il centro abitato e le frazioni ci sono 10-20 km di distanza, che hanno significato 2 metri di altezza lungo tutte queste distanze. Siamo addirittura d'arrivo circa il superamento della straordinarietà atmosferica, di questa micidiale combinazione che ha messo in campo il terremoto con più preoccupazione nell'Aquilano. In quei 3 comuni dell'Aquilano dove c'è stato l'epicentro, i cittadini volevano uscire in ragione della paura e non potevano uscire in ragione della neve. Questo ha creato una epocale difficoltà. Io ritengo che tra la giornata di oggi e quella di domani recuperiamo la normalità sul piano della erogazione dei principali servizi della vita, diciamo, moderna, il servizio dell'energia elettrica. Oggi abbiamo rivolto attenzione al servizio di copertura telefonica. La viabilità sostanzialmente principale, quella al servizio dei centri abitati, è stata recuperata. Adesso stiamo definendo l'ultima operatività per quanto riguarda quella delle frazioni. Io sono molto assorbito. Delle 4 regioni, quella più colpita è l'Abruzzo. Ho cercato di ascoltare anche conoscitori di documenti storici, insomma, negli ultimi decenni allungati non c'è stata questa vicenda con queste caratteristiche. Ringrazio molto il sistema della protezione civile, il volontariato, la struttura dei comuni per quello che ha determinato come messa in campo. Noi abbiamo in questo momento, in termini aggiuntivi, 50 mezzi straordinari e io per questo ringrazio, perché non è facile organizzare questa speditività e anche questa adeguatezza rispetto al bisogno di intervento. Speriamo che domani possiamo salutare al pari del grande risultato del recupero delle vite umane anche il recupero della normalità nei luoghi e nei territori. Bene. E tutti quanti stiamo seguendo ovviamente quello che riguarda le singole regioni e poi continuiamo assieme a lavorare, perché come è stato detto prima non separiamo mai questo momento da quello che rimane l'obiettivo più importante e più grande, che sta nella ricostruzione del terremoto. La straordinarietà è certamente dalla coincidenza, non è straordinario di per sé 2 metri di neve, ma è un fatto assolutamente difficile e pesante da gestire, che coincida con scosse continue, con 6 mesi di tensione, con realtà operatori che si stanno impegnando già dal 24 agosto fino ad oggi, le stesse persone in prima linea, è un fatto di enorme straordinarietà. Io voglio iniziare ringraziando Fabrizio Curcio e tutti quelli che con lui e insieme a noi hanno lavorato dentro quello che vi dicevo prima, cioè un clima di grande difficoltà, di stress complessivo, di popolazione messa a prova durissima. Anche quella mancanza di energia elettrica che veniva detta prima da Luciano non è da sottovalutare, perché uno deve immaginare il clima complessivo, mesi di tensione sotto il terremoto, nevicata straordinaria, rimanere senza luce, insomma i nostri cittadini sono stati messi davanti a una prova durissima. Io ho trovato dall'altra parte una grande professionalità, una grande capacità di gestire le risorse disponibili, non è mai venuto meno la risposta a quelli che sono stati i bisogni primari, la capacità di organizzare i soccorsi, di rispettare le priorità, di mettere al primo posto ovviamente le vite umane, le esigenze primarie e poi nell'ordine quello che serviva, tenuto conto della vastità.
Il nostro è un territorio particolare, è difficile immaginare un comune di 2.000 abitanti che ha 50 frazioni dove per liberarne ognuno spesso servono 10-12 ore di macchina per raggiungerlo. Se uno non immagina questo e non immagina che i comuni colpiti sono decine e decine, difficilmente riesce a associare la comunicazione allo sforzo che c'è dietro in termini di risposta. Quindi mi sento proprio di ringraziare anche in questo momento, anche le difficoltà, tutti quelli che hanno lavorato perché hanno fatto, per quello che ho potuto vedere direttamente di persona, con grande impegno e grande professionalità. Noi continuiamo ovviamente a seguire fino in fondo tutta l'emergenza, di fatto già lo sguardo è alle prossime tappe perché purtroppo dopo la neve ci sono le slavine, da ieri vengono monitorate e spesso vanno a interrompere percorsi che erano già stati aperti e dichiarati come liberati. Dopo le slavine ci sarà il problema anche delle frane perché il terreno che sta sotto la neve in questo momento non è visionato, ma dopo la scossa che c'è stata e il fenomeno nevoso e le gelate è molto presente questo rischio, e il monitoraggio dei fiumi, perché lo scioglimento della neve, le temperature, il modo in cui si modificano, si innalzano, può provocare conseguenze di questa natura. Quindi sia nell'emergenza di oggi, sia guardando i rischi che abbiamo domani e, come dicevo all'inizio, anche guardando dopodomani, perché vorremmo che questi cittadini così duramente provati possano in tempi rapidi avere quelle risposte che ci hanno chiesto negli ultimi mesi in termini di concretezza nel vedere il nostro territorio che rinasce e riparte. Questo è stato fino ad oggi l'impegno di tutti noi. Speriamo che questa lunga serie di calamità che sta mettendo a dura prova ognuno possa finalmente terminare e dare pieno spazio e piena attività a quelle che sono le risposte che abbiamo messo in campo questi giorni, nei giorni passati, e che vogliamo mettere con ancora più intensità da qui in avanti. Sì, anch'io aggiungo pochissimo a quello che hanno detto i miei colleghi presidenti. L'attenzione che abbiamo messo in questi giorni è stata principalmente nelle aree del sisma, dove all'emergenza sismica si è sovrapposta all'emergenza neve, che determina una situazione di complessità. L'emergenza neve già da sola nell'area dell'Appennino determina sempre una complessità. Se questa l'accompagniamo ad una parte di territorio dove i cittadini non si trovano in situazioni stabili ma in situazioni precarie come sono quelle conseguenti al sisma, è evidente che il grado di intervento e di complessità delle operazioni aumenta. Quindi devo ringraziare il lavoro coordinato che siamo riusciti a fare e che vogliamo trasmettere anche in questa conferenza stampa. Se abbiamo potuto in tutta l'Umbria e nei tre comuni più colpiti, in modo particolare Norcia, Cascia e Preci per noi, intervenire in sicurezza sui cittadini, è stato possibile per un lavoro coordinato tra i corpi dello Stato, del sistema di protezione civile e le autorità territoriali e il personale delle amministrazioni che operano sul territorio. Quasi 1.000 persone, molte delle quali erano impegnate già nelle operazioni di emergenza o addirittura di ricostruzione, che abbiamo indirizzato verso la fase emergenziale, neve e sisma, assistenza alle persone e assistenza agli animali, che voglio sottolineare, dove siamo intervenuti già nelle settimane passate a trovare soluzioni alternative per tutta la parte degli animali, ad esclusione di quelli che sono allo stato brado permanentemente. Aggiungo, e lo dico da ultimo, per le cose che stiamo ascoltando in queste ore, noi vogliamo gestire sia l'emergenza sia la ricostruzione con celerità e rapidità, ma anche nel rispetto delle regole, con imparzialità di accesso alle imprese private che saranno chiamate a concorrere alla ricostruzione e nel rispetto della legalità. La tempestività delle procedure non dipende da una deregulation delle norme, si può essere tempestivi, efficaci, ma vogliamo essere anche sicuri e nella legalità. Ed inoltre devo molto ringraziare il sistema di protezione civile, sia nella persona dell'ingegner Curcio, di tutto il personale, anche in modo particolare di quello volontario. Ci sono decine e decine di volontari, decine e decine di dipendenti, centinaia, nella mia regione soltanto se ne contano quasi un migliaio del sistema tra corpi dello Stato, volontari e imprese che stanno operando e che lo fanno avendo in mente l'assistenza prima di tutto alla popolazione e parallelamente l'avvio della ricostruzione. Oggi, pur
in una giornata ancora emergenziale, per esempio, sono riprese alcune delle operazioni di urbanizzazione per le aree SAE nei comuni che sono interessati dell'Umbria. A dire che la macchina non solo non si ferma, ma stiamo cercando di gestire parallelamente emergenza, ma anche le misure connesse, diciamo, all'assistenza alla popolazione sul lungo periodo e alla ricostruzione. E il sistema funziona se continua ad essere un sistema a rete che vede insieme, e quindi da qui la riunione di oggi, che vede insieme il Dipartimento della Protezione Civile, le regioni, i sistemi territoriali dei comuni, e non funzionerà mai né se scarichiamo verso il basso, verso i sindaci, tutte le responsabilità, né se accentriamo unicamente verso l'alto la soluzione di ogni problema. Le situazioni complesse vanno gestite con capacità di integrazione e di rete, e questo vogliamo continuare a fare, lo dimostra che siamo a 48 ore dall'emergenza e nessuno di noi poteva prevedere, mentre avevamo organizzato i piani neve, che nella stessa giornata del picco dell'emergenza neve avremmo avuto 4 scosse consecutive nell'area sisma che hanno riportato fuori anche tutti quei cittadini che per esempio erano negli edifici agibili di gran parte del territorio regionale. Di questo quindi ringrazio sia Curcio sia Errani, ma tutto il personale dello Stato che ci sta aiutando a livello territoriale.